Ciao a tutti del tubo, sono il primissimo video. Oggi siamo qui tornati in questo nuovo video della Pixelmon. Ragazzi, lo scorso episodio della Pixelmon ha raggiunto i 5000 like, quindi il prossimo episodio sarà un episodio di mezz'ora. Quindi scrivetemi nei commenti cosa volete che faccia, suggeritemi tante cose in modo da fare arrivare il video a mezz'ora, appunto perché sarà una specie di speciale Pixelmon da 30 minuti. Se il prossimo video, anzi se questo video arriverà a 7000 like, farò un episodio speciale, ragazzi, di un'ora. Quindi preparatevi, 7000 like, episodio speciale di un'ora. Ora vi lascio il video, buona visione. Cosa faremo in questo episodio della Pixelmon? Molto molto semplice. Allora, mi scuso se sono in pigiama, ma mi sono svegliata da poco. Il video deve uscire oggi. Sono in ritardo. Allora, innanzitutto ci servirà questo pot. Ebbene sì, ci servirà un pot. Perché appunto oggi faremo una cosa che si chiama Breeder. Il Breeder, ragazzi, è una cosa molto molto carina che probabilmente dovremo posizionare nell'acqua per quello che posso fare. Praticamente il Breeder serve a far fare fichi fichi ai nostri bellissimi Pokémon. Quindi noi quando facciamo qui c'è l'argilla, potevo anche farla così il pot. Vabbè, tanto ce l'hanno regalato, cioè siamo entrati nell'inventario, quindi teniamoci quello. Allora, il Breeder appunto è una cosa molto molto carina e simpatica che serve a far accoppiare i nostri fantastici bellissimi Pokémini. Quindi ragazzi, se noi adesso prendiamo due Pokémon che sono della stessa sono entrambi, allora questo qua è maschietto se non mi sbaglio, quindi ci serve una femminuccia. Ok, perfetto, prendiamo un attimo questo Lapras, un secondo, che femminuccia. Iniziamo già a craftarci il Breeder. Appunto, il Breeder serve, come vi ho appena detto, a far fare fichi fichi ai nostri Pokémon. Quindi se noi adesso prendiamo questo e facciamo una cosa del genere, ci costruiamo un PC che, se non mi sbaglio, si costruì, però ho dimenticato prima di fare le piastre d'alluminio. GG Charlie. Allora, ci mettiamo adesso a battere un po' di piastre d'alluminio, che detta così è molto brutta, però va bene. Quindi facciamo in questa maniera. Mio Dio, ci mette un botto. Oh, dovrei fare il martello in diamante, perché mi sa che è molto più veloce il martello in diamante. Allora, proviamoci un secondo, che tanto abbiamo un bordello di diamanti e non ci costa niente, perché io so che è anche quello che varia la velocità. Vediamo. Sì, infatti, vedete, molto 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 più veloce. Quindi grazie ai diamanti che abbiamo trovato, adesso sappiamo come utilizzarli, visto che i diamanti della Pixelmon sono un pochino inutili. Ok, 7 dovrebbero bastare. Poi ce ne serviranno altri per fare il Breeder, ma non ne sono sicura. Allora, se io adesso faccio, innanzitutto mi serve una glowstone per fare una redstone lamp. Perfetto. Poi dobbiamo fare così. Poi aspettate un attimo, ok, mi ricordo, così, così e infine così e così. Oh, ecco qua il nostro PC. Poi ci serve un pot. La dobbiamo fare così, 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 poi così e così. Scommetto che li ho invertiti, invece no. PC e pot. Ok, perfetto, questo è il nostro ranch block, che serve appunto per bridare. Ora, il ranch block, visto che io voglio bridare dei Pokémon d'acqua, a quanto pare va messo in un ambiente favorevole appunto ai Pokémon d'acqua. Potrei sia metterlo qui, e invece se io decidessi tipo, allora se adesso mi faccio una barca al volo, mi crafto una barca al volo, vado a prendere un po' di lilipad e metto il blocco con delle lilipad, tipo faccio una roba del genere. Guardate, mi faccio una barca, no? Vado a farmare con questa barca nella palude le lilipad e posso fare un bel po' di cose, perché non so se le lilipad... Ah sì, si possono prendere anche così. Ah, mi ricordavo di no, forse l'hanno aggiunto di recente questa cosa. Ah, quindi qua abbiamo un po' di lilipad che sono ottime, appunto. E non dipende assolutamente dal bioma in cui ci troviamo, cioè il bioma non c'entra proprio nulla. Quindi adesso abbiamo un po' di lilipad. Torniamo a casa. Andiamo nel nostro laghetto, che è quello lì, e ci piazziamo tutto intorno le... ci piazziamo tutto intorno le lilipad e anche il breeder, che credo si possa ritirare su quando vogliamo, quindi possiamo anche cambiare. Ciao Matteo, che ti sei unito alla partita. Allora, mettiamo tutte le lilipad qua intorno, facciamo proprio uno strato di lilipad, e mettiamo qua il ranch block. Ecco, come vedete, ti fa vedere... Allora, innanzitutto esce dal terreno e ti fa vedere, allora, tutta l'area attorno alla quale ci sono i blocchi. Non ci sono, gestisci Pokémon. Ora, ah, devono essere nel PC, è vero.
Oh, che stupida, mi ero dimenticata questo piccolo particolare. Ok, ho messo i due Pokémon che voglio bridare, a parte che credo aumenti anche di qualche livello, o almeno così mi aveva detto che Matteo, che a proposito è nel server, quindi ciao Teo, da notare la differenza di ping. Ora, qui c'è il mio breeder, che se io mi avvicino dovrebbe appunto uscire dal terreno. Ora, se io metto lo Swampert e il Lapras, come vedete, me li fa vedere che stanno, tra virgolette, giocando insieme. Vedete? Però adesso devo capire bene come funzionano tipo le impostazioni per capire se i due Pokémon in questo momento sono felici o meno. Allora, quanto ho capito, se riempiamo per bene la foresta di Lilipad, cioè l'acqua di Lilipad, quindi torniamo nella palude e prendiamo un po' di Lilipad, dovrebbe fare delle cose belle. Quindi cerchiamo di prendere più Lilipad possibili e vediamo se riusciamo a far bridare i nostri Pokémon. Non so purtroppo come si controlla l'avanzamento, perché sul sito non si capisce molto bene. Anzi, non si capisce bene per niente se l'avanzamento del coso va oppure no. Quindi, boh. Allora, vediamo un po'. Perché sul sito dà delle indicazioni, tipo dice se esce questa cosa vuol dire che sta andando bene, se esce quest'altra cosa no, però non so dove dovrebbe uscire, no, dove dovrebbero uscire queste scritte. Quindi adesso io ho messo giù il breeder, ho messo giù i blocchi che mi dice di utilizzare, perché appunto mi dice di utilizzare questi precisi blocchi per vedere se funziona tutto alla perfezione. Io adesso posso tranquillamente mettere giù più Lilipad possibili, visto che a quanto ho capito sono il blocco principale, però vedete, mi fa vedere appunto che se posiziono qua le Lilipad, a quanto pare al mio Pokémon dovrebbe essere tutto più semplice. Ah, se faccio right click mi dice la presa è attratta ogni giorno di più da Swampert. La Swampert è attratta ogni giorno di più da Lapras, ok. È buono, vuol dire che tra aspettate che controllo. Allora, false madly in love, suitable environment. Ok, tra 37 minuti dovrebbero appunto fare l'uovo, credo. Perché dice duration of breeding process 37 minuti. Ovviamente noi io non potrò aspettare qui 37 minuti, anche perché il video deve uscire tra molto meno di 37 minuti, purtroppo. Però appunto nel prossimo video potremo vedere se hanno prodotto quest'uovo bellissimo, perché a quanto pare sono molto contenti, perché appunto ho fatto un ambiente, come potete vedere, un ambiente per loro buono per appunto procreare, perché ci sono tutta l'acqua e le Lilipad. Insomma, abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso i nostri Pokémon potranno fare fichi fichi, e una volta che hanno prodotto l'uovo uscirà qua dentro all'interno del breeder. E devo dire, è una macchina molto molto interessante e molto molto carina da fare. Hanno fatto tutti una macchina in particolare, chi la macchina degli scambi, chi la macchina dei fossili. Io volevo provare a fare appunto qualcosa di diverso facendo questa fantastica breeding machine, che come vedete non costa nemmeno troppo. E se non mi sbaglio si può avere anche un aumento di Pokémon, cioè di Pokémon, scusatemi, si può avere un aumento di, come posso dire, a parte che anziché Swampert io potrei proprio usare un altro Lapras, perché magari se accoppio due Lapras mi esce un terzo Lapras che è ancora meglio di quello che abbiamo, no? Cioè, se io metto un Lapras maschio, tipo questo è femmina, ma se io anziché Swampert metto un altro Lapras maschio, no? Una roba del genere. Non so dove me lo va a mettere, no, non va d'accordo con nessuno qui. Ah, ok, quindi due Lapras, ah, ma perché sono due maschi. Ah, sorry, quindi devo mettere lei. Ok, perfetto, scusatemi. Lapras non va d'accordo con nessuno qui. Ma perché? Avevo visto. Ma allora, questo è maschio, questo è... Ah, non ho Lapras femmina, mi stai dicendo? No, questo qua. Ah, non ho Lapras maschi. Ah, ok, devo mettere il mio, quindi. Se mi faccio così, vedi, così invece va. Così i due Lapras vanno. Quindi con i miei due Lapras, che però uno ha un oggetto che vorrei non perdere. No, che cacchio ho fatto? Torna qui con... Ok, maschio, femmina, perfetto. Ha un oggetto che non vorrei perdere, quindi adesso loro dovrebbero appunto dopo un po' procreare. Guardate quanto sono belli, si sono già messi in posizione per inchiappettarsi, quindi tutto perfetto. La mia squadra, ragazzi, devo dire che mi piace abbastanza, non posso... Ma che cacchio? Ma che vuoi, Zangoose? Lasciami in pace, lasciami in pace, lasciami in pace! Oh, la mia squadra devo dire che mi piace davvero tanto, però vorrei migliorarla ancora di più. A parte che Raichu non dovrebbe esserci, l'avevo utilizzato soltanto per fare una piccola lotta, però non lo voglio Raichu. Mettiamo a posto questa roba.
Poi abbiamo questi Pokémon. Pidgeot è un Pokémon che rimarrà per poco nella mia squadra perché appunto non mi serve, lo uso soltanto per comodità quando voglio volare o cose del genere. Però vorrei che mi consigliaste quale altro Pokémon vi piacerebbe vedere nella mia squadra, calcolando i Pokémon che ho, ovvero Swampert, che adesso mi rimetto in squadra. Poi vabbè, questo Lapras era quello che utilizzavo prima, ma adesso ne ho catturato un altro. Come vedete sono bloccati questi Lapras. Adesso sto utilizzando questo perché ha, vedete, delle mosse molto belle, mi piace tipo la mossa Ultimo Canto, è molto molto forte. Il mio Zoroark sta crescendo bene, lo vorrei tenere in squadra soprattutto perché è bello, perché è shiny e tutto. Il mio Gengar lo vorrei cambiare perché vorrei prendere un Gengar con Malo Sguardo, perché se ho Malo Sguardo che appunto non fa scappare il Pokémon, con l'altro Lapras che in questo momento si sta accoppiando, che ha appunto Ultimo Canto, posso fare cose interessanti. Shopkeeper, ho un bordello di money. Io ho un sacco di money, raga! Perché ho battuto tantissimi allenatori. Praticamente adesso, prima erano buggati gli allenatori, invece adesso gli allenatori si vedono. Quindi battendo gli allenatori si guadagnano dei soldi. Infatti adesso vi faccio vedere se becco qualche allenatore, anche se ne è pieno. Tipo l'ultima volta che ho giocato era pieno zeppo di Pokémon. E adesso vediamo dei Pokémon, di allenatori. Eccone uno, se non mi sbaglio lui è un allenatore. Ho meno Pokémon in squadra, ma non fa niente, tanto è di livello 12, l'ho sciotto. Però per farvi vedere che appunto questi che cosa ho fatto? Questi allenatori ora ne è pieno, cioè li trovi dove vuoi, quando vuoi, e assorbi acqua, se è vero. Li trovi quando vuoi, dove vuoi, e quindi è tipo comodino. No. Ma perché mi ostino? Ok, ne è pieno e quindi si guadagnano un sacco di soldi. Qual è il problema? Che questi soldi non posso utilizzarli in nessun modo perché purtroppo c'è un problema e sono scomparsi dai Pokémarket, sono scomparsi gli shopper, cioè quelli che ti facevano comprare, quindi questi soldi sono un po' inutili. Però come vedete anche qui c'è un altro allenatore, sicuramente se ci diamo un altro po' ne troviamo ancora un altro, quindi adesso è pieno di allenatori da battere. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nel prossimo video vedremo se i nostri due Lapras hanno fichifaco e fichifichafacapà e hanno fatto l'uovo, quindi mi raccomando lasciate un like, un commento, nel prossimo video, già vi a tutti ragazzi!